Danni ingenti al mondo dell'agricoltura dovuti al maltempo che ha investito anche la provincia di Arezzo nelle scorse ore. Qui ci troviamo in Val di Chiana, questa la zona appunto più colpita. Ai nostri microfoni la presidente di Coldiretti che ci dice l'agricoltura è davvero in seria difficoltà. Non solo il maltempo con queste tempeste che sembrano davvero da clima tropicale, ma anche ungulati e il problema di reperire la manodopera. Sì, l'agricoltura si trova in una situazione molto molto difficile perché la situazione climatica di maggio, abbiamo avuto caldi come in pieno luglio e agosto, quindi abbiamo avuto delle fioriture molto belle sugli oliveti che però ora una gran parte sono bruciati. Poi queste tempeste tropicali, perché le chiamo così, che colpiscono per fortuna a fasce, quindi parte si salva del raccolto, però anche ieri è stato drammatico perché praticamente la fascia che ha preso Val di Chio, Camuscia, Cortona, Pergo, c'è stata una grande distruzione, più che altro viti, oliveti, però insomma anche al grano che deve essere raccolto a giorni non ha fatto certo bene. Poi io ad esempio qui in Val di Chio ho delle vigne completamente distrutte, altre a 500-600 metri che sono rimaste integre, quindi è un fenomeno incontrollabile. E siamo in un momento difficile per l'agricoltura perché la situazione politica ed economica europea e italiana ci richiede di produrre di più, ma abbiamo le mani legate perché è vero che sul clima non si può fare niente, però abbiamo anche il problema degli ungulati, di tutta la fauna selvatica che distrugge raccolti, e l'altro grande problema è una mancanza totale di manodopera, per cui molti di noi sono costretti o a lasciare i raccolti in campo o a produrre di meno. Problema grande è anche la peste dei cinghiali, quindi siamo molto preoccupati anche per gli allevatori, perché loro continuano a chiamare peste suina, ma non sono i suini che si ammalano, sono i cinghiali ammalati che rischiano poi di far ammalare e mettere in difficoltà gli allevatori. Quindi la politica si deve svegliare, perché qui non se ne può veramente più, gli agricoltori sono all'estremo.